Oggi nonna Carmela ha acceso la cucina economica. Nonna. Sì, economica. Così, Buongiorno, così, buongiorno, nonna buongiorno, Carmela. buongiorno, così si chiama, sempre così si chiama, dalla cucina economica, oppure la cucina a legna, la stufa a legna. Sempre quella è. Poi mettiamo un legno. Ho acceso la cucina questa mattina per cucinare un piatto della tradizione, un piatto salutare, economico e che fa bene. Le fave secche. Ecco, li sto facendo ora perché li preparo per questa sera. Li ho messi ieri sera in acqua calda per farli ammollare. Prima li ho lavati e poi li ho messi in acqua calda. Con l'acqua di ammollatura, questa mattina l'ho messa qui dentro e poi ho pulito le fave e ho tolto l'occhio nero che hanno e li ho messi qui a cuocere. Sono già pronte per la cottura. Ecco, fateci sapere da dove Sono ci state cuoci a fuoco seguendo. lento. La cottura di questo piatto quindi avviene in maniera molto molto lenta e lunga. Sì, sono cuoci col suo tempo. Vediamo un po', qui ci sono le fave secche che abbiamo utilizzato per preparare questo piatto. Sì, questi sono. Ho preso quelli più grandi. Diciamo, ho fatto la scelta delle fave, ho preso sempre quelle migliori. Ecco, sì, si toglie questo così. L'occhio, noi lo chiamiamo l'occhio. E si mettono a bollire. Quando sono cotti, li ho fatti nel modo più semplice. Così, quando li metto nel piatto, metto olio, origano, uno spicchio d'aglio e peperoncino. Con un pochino di brodo e si può mettere un pezzettino di pane raffermo. È un piatto unico. Quelli che lo bevono, qualche bicchiere di vino. È un piatto salutare, economico. E si cucinano così. Si possono cucinare con le verdure, si può mettere la carota e la cipolla, il sedano. Io oggi ho preferito farli così. Un piatto semplice, genuino, ricco di proteine. Sì, che non fa male sicuramente. La cottura, quindi, a tempi lunghi e poi si inizia il giorno prima perché bisogna mettere a Alla mollo sera, le fave. queste come i ceci che si mettono in ammollo. E così sono le fave. Sono surgelate, le abbiamo congelate queste. Quando erano secchi, quando sono secchi che finisco dalla raccolta, io le metto in congelatore perché sennò fanno un verme, li sbuca tutti e si perdono. Così sono sicura che li tiro fuori dal congelatore e sono buoni. Se no si dovrebbero mettere in un contenitore chiuso ermeticamente per la durata. Bene, donna Carmela, grazie. Allora noi magari poi in serata verremo a trovarla per gustare questo piatto della tradizione siciliana. Allora aggiungiamo le altre fave. Ecco. Ora hanno tutto il tempo per cuocere a fuoco lento. Non consumiamo il metano perché abbiamo la legna, ci scaldiamo la casa e ci fa compagnia anche il fuoco. Bellissimo, una giornata d'inverno con la cucina economica è qualcosa che rende più viva la cucina e soprattutto ci permette di cucinare tanti piatti della tradizione utilizzando anche poi queste pentole, questi tegami in Sì, terracotta. come si faceva una volta. I legumi si cuocevano nel tegame di terracotta. Il sapore finale, quindi il risultato finale sarà poi diverso, sarà. Sicuramente. Allora, scriveteci nei commenti se conoscete questo piatto, se anche voi amate le fave e poi se vi piace la cucina economica. Se avete anche voi, come nonna Carmela, la fortuna di avere Che questa bello. cucina. Certo, bisogna avere anche la legna poi, ma quando si ha la cucina economica. L'importante è dove poterla mettere, perché penso negli appartamenti dove abbiano le persone, non è che in tutti i posti possono mettere questa cucina. Se c'è la possibilità di averla, poi si trova la legna. Bene, bene.
Allora, prima live di questo nuovo anno, scriveteci anche cosa avete fatto e cosa state facendo oggi, magari cosa preparate voi per pranzo o per cena, e poi aspettiamo anche di leggere nei commenti da dove ci seguite. Buona giornata a tutti, amici di Vivo in Sicilia. Ciao Buongiorno, buongiorno a ciao, e tutti, buona giornata grazie, anche a grazie a nonna tutti Carmela. voi, grazie.